la pena provarci. Grazie, Spike. A che servono i fratellini? D'accordo. Sapete tutti cosa fare. Chiaramente che cosa si intendesse per fare la guardia, perciò è solo colpa vostra. Sono forte, Twilight, ma non posso spaccare una solida roccia scalciando. Ecco perché ho chiamato una specialista. Così? Oh, non ci credo! Devo ammetterlo, è stato inaspettato che facessi tutto proprio come avevo immaginato che avresti fatto, ma ormai dovresti saperlo che non puoi sconfiggere l'autentico fratello supremo. Mi dispiace tanto, Twilight, ma sembra proprio che Shining Armor abbia davvero vinto la corona. E il problema delle apparenze è che possono ingannare. Spike! Per tutta Equestria, come hai fatto? Andiamo, non penserete di essere gli unici fratelli rivali? Mi ha aiutato un infiltrato. È stato facile notare un certo disaccordo sulla questione della sicurezza. Io ho detto che potevamo occuparcene da sole, tuttavia qualcuno è un po' cocciuto. Quindi, mentre Shining Armor spiegava tutte le migliorie delle sue misure di sicurezza, Luna e io abbiamo stretto un patto. Luna ha messo Zephyr a guardia dei sotterranei e ha tenuto Celestia lontana dai corridoi. Ottenuto l'aiuto di Luna, dovevo far attuare il piano di Twilight. Era il modo più semplice per far arrivare tutti contemporaneamente alla Sala del Trono. Sapevo che Shining Armor sarebbe intervenuto solo all'ultimo minuto. E mentre tutti erano distratti dal suo vantarsi, a Luna non restava che far volare la corona nelle mie mani. Io ti devo delle scuse per non aver ascoltato i tuoi timori, sorella. Faremo delle modifiche che tengano conto delle mappe interne ed esterne al castello. Sei d'accordo con me? Credi che valga la pena? Discutiamo. Allora,